Buonasera a tutti e bentrovati per una nuova puntata di Ascoli Channel, il talk show in onda su ETV, il canale 606, la trasmissione voluta dall'Ascoli Calcio in collaborazione con API Media, che vi ricordiamo è anche la casa produttrice, la società produttrice di tutti i programmi in onda sul canale 606. Ricordiamo innanzitutto che su ETV Ascoli venerdì prossimo partirà anche l'altra striscia quotidiana dedicata all'Ascoli Calcio, che riguarda l'arrivo della prossima partita. Infatti, Aspettando la partita è il titolo di Ascoli Channel nella versione del venerdì. Abbiamo adesso la possibilità di offrirvi un gran numero di ospiti, perché al termine del calciomercato, come promesso anche quando venne a trovarci il direttore sportivo De Matteis, ne avevamo parlato con i colleghi giornalisti, c'è un'infornata di nuovi arrivi e non perdiamo l'occasione per presentarveli subito, ma prima preferirei presentarvi i nostri ospiti consueti, che sono i colleghi giornalisti appunto. Abbiamo Annarita Marini, buonasera. Buonasera. Luigi Mancini. Buonasera. E Marco Vannozzi. Ciao, buonasera. Adesso in ordine io darei intanto la palla all'ultimo arrivato, o quasi. Presentiamo quindi tutti gli ospiti di cui vi ho detto. Matteo Legittimo, numero 14, difensore, classe 1989, benvenuto. Benvenuto, grazie, buonasera. Riccardo De Santis, difensore del 1993, proveniente dal Lugano, numero 15 di maglia, buonasera. Buonasera a tutti. Poi c'è qualcuno che non ha bisogno di presentazione, che è Roberto Mauro Antonio. Buonasera a tutti, buonasera. Che abbiamo sentito al telefono la scorsa puntata, che si è reso protagonista. Si è sentito bene però. Si è sentito benissimo, soprattutto è stato bello rivedere in campo quello che hai fatto a Bari, rivederlo anche nella partita con il Lanciano, complimenti. Grazie. Poi un gradito ritorno ad Ascoli, il microfono ce l'ha. Un gradito ritorno, dicevamo, Adriano Montalto, numero 11, classe 1988, attaccante, buonasera. Buonasera. Contento di essere tornato ad Ascoli? Sì, molto. Contento di partecipare a questa trasmissione televisiva stasera? Ride, dopo scopriremo perché. Classe 1989, portiere invece Lis Gomis. Buonasera a tutti. Nazionalità?
Italiana. Italiana, vedete, parla un italiano fluentissimo, avrete modo di vedere, e ha anche vocazione da cabarettista, mi sembra. Dagli il microfono quando parla. Passa la palla all'ultimo arrivato da Toronto, almeno nato a Toronto, canadese e inglese di doppia nazionalità, Marcel Grandebellis, numero 12, portiere. Buonasera. Buonasera, un poliglotta, soprattutto un cittadino del mondo. Spiegaci intanto come sei arrivato in Italia, perché mi hai raccontato, sei nato in Canada, giusto? Sì. La nazionalità, raccontaci tutto. Io sono canadese, mio padre è italiano, mia mamma è scozzese. Poi questo è il mio terzo anno in Italia, sono contento. Sei contento anche tu, va bene. Allora, avremo la possibilità di parlare con tutti i nostri ospiti. Partirei proprio da Roberto Mauro Antonio, perché siamo reduci da un pareggio. Soddisfatto o non soddisfatto della partita con Lanciano? Sì, è stato un buon pari. Penso che insomma alla fine il pareggio sia il risultato migliore, il risultato giusto. Abbiamo avuto occasioni importanti per vincere la partita, però probabilmente alla fine potevamo anche perderla, per cui un punticino penso. Proprio che... questo volevo chiederti, è stata più la sensazione del rischio di perderla alla fine o di potercela fare a vincerla? Bah, ripeto, alla fine potevamo anche vincerla, il portiere loro ha giocato veramente bene, quindi ci ha negato il gol in 3-4 paio di occasioni. E poi, però, ripeto, poteva loro, ci eravamo esposti al contropiede, quindi il Lanciano ha giocato bene, per cui io penso che il pareggio sia un giusto risultato. Va bene, allora prima di cominciare la discussione in studio, vediamo un attimo, come facciamo di solito a inizio trasmissione, la scheda che ci fa un po' il punto della situazione alla metà oramai di questa settimana. Il posticipo del Duca è divertente, a tratti emozionante, ma non incorona nessun vincitore. Ascoli e Lanciano si dividono infatti la posta in palio con un gol per parte. Zazza, con una mossa da Thai boxer, risponde a Piccolo, poi Casadei si erge a baluardo della porta abruzzese e il risultato non cambia fino al triplice fischio di Abbattista. Le occasioni, però, non sono capitate solo ai padroni di casa e Mauro Antonio ha avuto il suo bel da fare per difendere la propria porta. La partita di lunedì, insomma, come si dice tra le 100 torri, si poteva anche non raccontare. E allora ecco che il pareggio non equivale a 2 punti persi, ma 1 guadagnato. La zona calda della graduatoria resta, infatti, a debita distanza e i play-off sempre a portata di mano. La quota dei 50 punti, valevoli indicativamente la salvezza, ora dista 18 lunghezze e, fino al raggiungimento di questo traguardo, per Di Donato e compagni è insensato guardare oltre. Intanto tecnico bianconero prende appunti sulla base delle indicazioni fornite dal campo e prepara già la prossima trasferta alla Spezia. La gara di lunedì ha offerto luci e ombre. Confermata la solidità della difesa e, bomber Zazza a parte, la buona intesa dell'attacco. Eccetto l'episodio del gol, con Ricci ingenuo nel farsi superare da Piccolo, la retroguardia ha limitato molto gli avanti abruzzesi, che arrivavano al limite dell'area anche con troppa facilità. Le ombre più dense, in effetti, si sono concentrate a centrocampo. Russo, Capece e Loviso non hanno convinto al 100%. Il filtro non è stato dei migliori e nelle prossime gare sarà necessario un atteggiamento più efficace. Buoni, infine, anche i segnali del reparto offensivo. Confermate, se mai ce ne fosse stato bisogno, le straordinarie qualità di Zazza, ma oltre a lui hanno ben figurato anche Soncin, che ha sfiorato la rete, e Fexesin. Sabato pomeriggio i tre attaccanti faranno i conti con il passato. A difendere le porte dello Spezia ci sarà infatti Enrico Guarna. Benissimo, il punto della situazione è stato fatto. Abbiamo sentito che più un punto guadagnato che 2 punti persi. Probabilmente, Mauro Antonio, sei d'accordo tu? Perché forse eravamo in svantaggio oppure no? Sì, siamo stati bravi a recuperare subito lo svantaggio. Poi penso che la partita, diciamo, soprattutto nel secondo tempo, si sia più adagiata verso il pareggio. Però comunque, ripeto, è stato un buon risultato, visto anche il filotto di risultati positivi, per cui secondo me... E poi anche il Lanciano viene da una serie di 3 vittorie consecutive. Sì, era una squadra in salute, ha giocato bene, si è visto anche all'inizio della partita, sono partiti molto bene, aggressivi, organizzati, per cui
ripeto, non è mai semplice, adesso è difficile vincere davvero tutte le partite, per cui siamo contenti così. Gomis, hai esordito in panchina per questa volta, come ti è sembrato da lì vedere i tuoi nuovi compagni all'opera? Beh, sono appena arrivato, dovrò conquistarmi il posto, sarà molto difficile perché il mio collega sta facendo grandi prestazioni. Non vi conoscevate prima, voi immagino? No, non lo conoscevo, però io ho visto la partita contro il Bari, appena arrivato mi sono dovuto fare i complimenti perché ha fatto una grande partita. Hai comprato la bamboletta del voodoo, quella con gli spilletti? No, non sono il tipo. Comunque la squadra, vedo una squadra giovane, un buon gruppo che mi ha fatto inserire subito e mi trovo bene nonostante che sono arrivato giovedì solo. Va bene, allora prima di sentire gli altri protagonisti, l'analisi tattica di questo incontro. Annarita Marini, allora siamo d'accordo sul fatto che l'Ascoli ha un punto in più in classifica e Lanciano anche. Resta un pizzico di rammarico, però secondo me si può dire che rimane. Vabbè, sicuramente, perché insomma forse prima della partita ci avevamo sperato un pochino tutti a fare quel piccolo salto. Io l'ho scritto anche oggi, che uscirà domani, ho scritto proprio quando l'Ascoli prova a spiccare il volo, subito qualcuno ce le tarpa. Ieri è stato proprio, lunedì è stato il Lanciano. È un peccato perché pure io ci avevo creduto, ci credo tuttora nell'aggancio ai playoff, però insomma bisogna dire e riconoscere anche che davanti ci avevamo un ottimo Lanciano, una squadra ben messa in campo e che quindi anche ben allenata, perché insomma secondo me Gautieri è uno dei migliori allenatori della Serie B e quindi insomma il punto per certi versi può anche essere guadagnato visto che eravamo anche passati in svantaggio. Marco Vannozzi, che partita hai visto tu invece? Una partita dove è mancato l'Ascoli? Si è parlato di un centrocampo un po' giù di corda, diciamo così. Sì, probabilmente il centrocampo è stato un po' il punto debole della squadra. Ne ha parlato anche dopo a fine partita il presidente Benigni, ha detto che è stata una giornata storta per i centrocampisti. Effettivamente poi abbiamo visto appena entrato, per esempio, facendo esempio Colomba, ha giocato gli ultimi 20 minuti, ha fatto più lui degli altri di tutta la partita, secondo me. Poi anche l'impatto di Donato è stato positivo per certi versi, anche se ha giocato anche lui poco. E probabilmente il centrocampo non ha girato come doveva andare, insomma, e quindi è stato un problema. E poi ci sono stati degli errori, probabilmente un errore un po' evidente da parte di Ricci sull'azione del gol dello svantaggio dell'Ascoli, che lì purtroppo il giocatore piccolo è andato da solo, si è trovato davanti a una prateria e quindi dopo lì ci si è messa anche un po' di sfortuna perché la deviazione è lì. Probabilmente Mauro Antonio avrebbe parato quel tiro, credo. Chiediamoglielo, l'avresti parato il tiro? Probabilmente. Però sicuramente tu ti eri tuffato a destra e hai visto la palla con la coda dell'occhio dall'altra parte. A sinistra, quindi sì, ripeto, la deviazione è stata evidente, ripeto, va bene così. Abbiamo fatto comunque una buona partita, al di là magari parlavate del centrocampo, tante volte si preparano le partite in una certa maniera, poi in campo non è sempre tutto per come uno si prepara, per cui penso anche un pizzico di stanchezza alla fine, però devo dire che comunque alla fine tutti quanti abbiamo dato il massimo. Come avete commentato tu e Peccarisi l'azione dell'autogol? Una volta sarebbe stato un autogol questo. Sì, solo ha detto Maurizio che non, eccetera, sì, gli ha toccato il polpaccio, lui mi diceva che aveva anche le gambe abbastanza, non aveva le gambe larghissime, però la palla è passata ugualmente. E quindi non hai proprio potuto, invece la parata all'ultimo minuto è stata, l'ultimo minuto comunque verso la fine, sul tiro di Turchi è stata determinante la tua. Sì. Ripeto, sì. Non è stata una grandissima parata, anche perché, ripeto, non era un tiro eccezionale. Mi conta il fatto che sia verso la fine e che sarebbe stato quasi irrimediabile. Però magari tante volte entrano, quindi ci è andata bene anche stavolta. Il tuo collega, noi eravamo quasi contenti che Leali fosse impegnato con la nazionale, invece guarda cosa succede. È un po' quello che è successo, Mauro Antonio è stato riserva tutto l'anno di Guarna, la prima partita titolare ha tirato fuori una prestazione da 8 in pagella. Può essere un fattore psicologico così importante quello della prima partita da titolare? Ma guarda, non si gioca da tanto tempo è sempre un punto interrogativo, perché ripeto, non giocare da tanto non è sempre detto che il portiere pari o non pari, dipende anche insomma dalla partita come va, però chiaramente chi gioca di più è sempre più avvantaggiato perché è più abituato, ecco, alle partite, però ripeto, portiere Casadei, come si chiama? Sì, Casadei.
famoso. Ha fatto una buona partita, per cui è stato bravo. Mancini Luigi, ci dica, su casa che dei... fremi. No, no, non fremo, c'era una delle nostre battute, insomma, che ormai il pubblico conosce. Casadei, ci aspettavamo qualche liscio, ma per una certa coerenza anagrafica. Questa pochi la capiscono. Sì, pochi, perché strada. Ormai il liscio mi sembra che non sia più però molto Però Roberto bocca, l'ha capita. Ma nemmeno io rido, ma non ho capito. Capita? Raul Casadei, famoso, no? Sì, sì, compositore. Sì, 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 la più celebre orchestra di liscio italiano. Dai, esatto, orchestra, va bene. Insomma, detto questo, comunque, no, volevo dire a Roberto che Mister Silva, tu parlavi appunto del fatto che dei portieri appunto che non giocano spesso, poi quando si trovano a giocare è sempre un punto interrogativo, ma Silva di te ha sempre detto che hai questa caratteristica, cioè il fatto di riuscire comunque a estraniarti da tutto quando giochi e ritrovare sempre, magari dopo un anno che non giochi, quella stessa serenità di un portiere che gioca con continuità. Ecco, da che cosa dipende questa tua capacità? Sì, diciamo che alla fine poi il trucco, se si può dire il trucco, è stare tranquilli. Ripeto, se uno lavora bene in settimana, anche se non gioca da tanto tempo, è normale che un po' di apprensione c'è, però se con la squadra c'è affiatamento, se uno si sente tranquillo, affronta magari la partita in maniera migliore, ecco. Visto che abbiamo iniziato il discorso portieri, Gomis, presentati con le tue caratteristiche, visto che in campo ancora non ti abbiamo visto. Non so se ti vedremo ancora, visto che Mauro Antonio non ha alcuna intenzione di farti giocare, ha detto chiaramente. Dici un attimo le tue caratteristiche, presentati ai tifosi ascolani. Vabbè, inutile che ve le dica io, spero di farvele vedere col campo. Sì, però, tanto presente. È normale che io non posso dire che sono scarso qua, sono allora, facciamo là. Così, il microfono tienilo fermo, così si sente meglio. Allora, l'età l'abbiamo già detta all'inizio. Carriera fino a questo momento, tutta una famiglia di portieri più o meno? Sì, siamo in tre, giochiamo tutti e tre come portieri nel Torino. Io in questo momento sono all'Ascoli, mentre gli altri due sono a Torino, uno in primavera e uno negli allievi. Preferisci le uscite, giocare tra i pali? Hai un soprannome particolare, mi hanno detto? Cioè, mi piace molto stare tra i pali, però quest'anno con il mister Ventura sono cresciuto a livello tattico e a livello di gioco coi piedi, sono migliorato moltissimo. Soprannome? Soprannome ne ho tanti, però quello che a Torino usano spesso è il gatto nero. Quindi non devi attraversare la strada, diciamo così. Abbiamo anche un altro portiere, voglio sapere anche da lui la presentazione, Marcel Grandebellis. Allora, intanto hai già detto che sei contento di essere qui, presentati anche tu le caratteristiche principali, le aspettative soprattutto. Per me gatto bianco, ha detto molto alto, siamo in bene. Dai. Pensavo sono troppo giovani, ma anche forte dentro la porta anche per uscire. Cosa ti aspetti da quest'annata? Di provare, non so. È difficile per un portiere di 21 anni per giocare in Serie B. Questa è un'esperienza per me. Almeno hai tanto da imparare a guardare. Sì. Diciamo, partiamo da questo punto. Altro nuovo acquisto, Matteo Legittimo, non avevamo ancora parlato con lui. Buonasera. Buonasera. Ruolo terzino sinistro si diceva una volta, giusto? Laterale? Sì, terzino sinistro. Posso ricoprire sia... fare sia il quinto di centrocampo che il terzo di difesa, mi adatto in entrambi i ruoli. Quindi il modulo di Silva è perfetto? Sì, diciamo che si addice alle mie caratteristiche sia il terzo che il quinto. Come l'hai vista la squadra in questa partita, in particolare i compagni, non so, i tuoi diretti concorrenti per il ruolo, senza fare nomi? No, la partita è stata analizzata benissimo da Roberto, è stata una partita combattuta contro Lanciano, che ha giocato la sua buona gara mettendoci anche in difficoltà, però noi siamo stati bravi a pareggiare subito e poi ad avere anche delle altre occasioni in cui il portiere loro, Casadei, è stato abbastanza bravo e fortunato a respingere le nostre occasioni. Speriamo di continuare così. Il primo obiettivo è quello di raggiungere la salvezza, come si è sempre detto anche dai compagni e dal mister, e poi quello che viene è tanto di guadagnato. A Lecce hai lasciato un ambiente votato, diciamo, alla ormai candidato, diciamo, alla promozione diretta per ritornare subito in Serie B. E tu in Serie B ci sei arrivato prima, quindi hai qualche aspettativa in più, vorresti, credo, mettere piede in campo abbastanza spesso. Sì, diciamo che a Lecce mi sono lasciato abbastanza male con... non con i compagni, un po' con la dirigenza, sono successi un po' degli episodi spiacevoli riguardanti me.
È chiaro, poi si è creato... Ma a livello comportamentale, tecnico, tattico, spiegati. No, a livello, non so come spiegarti, sono stato attaccato dal presidente a fine della partita di San Marino, e quindi poi era meglio che le strade si dividessero in questo mercato di gennaio per il bene di tutti, e di me e poi anche della società. Però mi sono lasciato benissimo con i miei compagni, spero che loro salgano al più presto in Serie B, perché una piazza come Lecce merita altri palcoscenici. Comunque Ascoli ti soddisfa, immagino, come destinazione, no? Sì, sì, sono contentissimo di essere approdato qui ad Ascoli e spero di dare il mio contributo quanto prima. Riccardo De Sanctis, manchi solo tu all'appello, una breve presentazione, le tue caratteristiche, il ruolo, un tesseramento un po' a sorpresa questo per i tifosi, anche per te? Anche per me, sì, è stata una bella soddisfazione arrivare qui ad Ascoli. Come ci sei arrivato? Sono arrivato tramite osservatori che dalla Svizzera hanno segnalato a vari dirigenti qui in società, e niente, ero venuto inizialmente per provare. E poi dopo una settimana mi è stato chiesto di tornare a gennaio, e poi è andata bene, fortunatamente. Sono contento anch'io, come i miei nuovi compagni, di essere arrivato qui. Spero di crescere, l'obiettivo principale è quello. Sono un difensore centrale, gioco sia centrodestra sia centrosinistra. Ho sempre giocato con una difesa a 4, mi sono adattato alla difesa dell'Ascoli, diciamo che nel 99% dei casi è a 5. E niente, non è stato poi così complicato. I miei compagni più esperti di me mi hanno aiutato e niente, tutto bene. No, Silvio, a questo punto avrebbe preso il microfono e gli avrebbe tirato in testa. L'Ascoli difende a 3. Sì, anche questa è la parola d'ordine. Mai, ma proprio mai dire che l'Ascoli difende a 5. Okay. Sono 3 con 2 esterni alti. Okay. Però potete confermare. L'ultima partita si è visto più a destra che a sinistra, però. Okay. Eravamo. Vabbè. Difesa a 3, scusi mister. Vabbè, magari difende a 5, comunque c'è, cioè, a 3 lo schema, poi va. No, a 3. Ho detto a 3. Lui ha già capito. Qualche partita la vuole fare. Va bene. Poi allora... Marco Pannozzi, quando lui diceva un po' centrodestra, un po' centrosinistra, ha detto: Marco, è di questi tempi. Gabbana, di questi tempi, esatto, devi stare anche attento a parlare. Una delle battute di Marco Pannozzi, qui spegneremo il microfono nei prossimi minuti. Nel dopo partita, comunque, abbiamo affrontato temi più inerenti alla partita. Noi approfittiamo in studio degli ospiti per presentarli, ma ritorniamo un attimo sul dopo partita di Ascoli Lanciano con le interviste di Gigi Mancini nell'immediato post gara. Vediamole subito. Davide, per te un ritorno in campo dopo qualche mese di assenza che purtroppo non è coinciso con una vittoria. Poteva andare a finire meglio, sia a livello personale che collettivo, però alla fine, dai, abbiamo affrontato una squadra ostica, perché viene anch'essa da ottime prestazioni, perciò alla fine potrebbe anche essere rivelarsi un buon punto e allungare così la nostra striscia positiva di risultati per farci affrontare al meglio le prossime gare. Tante occasioni create, è stato molto bravo il portiere del Lanciano, paradossalmente il gol è arrivato proprio nell'occasione forse più difficile, con un gol inventato da Zaza. Sì, loro hanno avuto quella piccola sbavatura che ci ha permesso di far gol con Simone, con un pizzico di fortuna in più magari riuscivamo a portare a casa la partita, perché mi ha fatto un'ottima parata sul finale. Ripeto, bastava un pizzico di fortuna in più e magari eravamo ancora più contenti. Ecco, esatto, volevo parlare proprio dell'occasione che hai avuto, cercavo di piazzarla, invece Casadei è riuscito a deviarla. Ha fatto una grandissima parata, entrambi veniamo da periodi che comunque non giochiamo, perciò avevamo voglia di rivalsa tutte e due, me l'ha detto dopo nel sottopassaggio. E è stato bravo, ha fatto una grande parata e... possiamo fare, ormai è andata, no? Hai deciso di piazzarla a raso terra anziché magari provare una conclusione? C'era un po' di confusione lì, è stata una cosa molto veloce, ho cercato di fare il possibile, poi ripeto, lui è stato davvero bravo in quell'occasione. Ecco, un punto che comunque, come dicevi, ha preso positivamente, peccato perché una vittoria avrebbe proiettato l'Ascoli verso i playoff. Assolutamente, è un peccato relativo perché comunque veniamo da prestazioni dove abbiamo speso molto,
sotto gli occhi di tutti, poi dopo abbiamo vinto contro grandi squadre e non stiamo mollando mai, siamo andati sotto anche quest'oggi, però alla fine abbiamo ripreso la partita e abbiamo provato fino all'ultimo di tenere i tre punti qui. Immagino che il tecnico del Padova abbia visto la gara questa sera in TV. Non lo so, adesso poi prendo il telefono, vediamo. Partiamo dall'episodio del gol che ti sei inventato. Sì, ma come ho detto prima è stato un gesto distinto, visto che copriva, cioè non era coperta la palla, perciò ho messo il piede e è andata bene. A 2 metri da terra. È andata bene. A te è sembrato un gol, diciamo, sostanzialmente non difficilissimo, perché da fuori sembrava un gol molto vicino. Boh, non lo so, non l'ho visto, adesso che lo rivedo poi ti farai i gol più belli. Speriamo di fare i gol, poi più belli o brutti. Okay, scherzi a parte, ecco, insomma, è arrivato il gol, paradossalmente dicevamo prima, una delle occasioni più diciamo, meno semplici, mettiamola così, invece altre volte è stato molto bravo il portiere. Sì, è stato bravo il portiere sia su di me il primo tempo e anche il secondo tempo. Come potevamo fare gol noi, però potevano fare gol anche loro, perciò secondo me, come ho già detto, il risultato più giusto era il pari. È stata una partita comunque tutto sommato positiva, il punto voglio dire, è stato tutto sommato positivo per la squadra, peccato perché con una vittoria. Sì, però come ho detto il pareggio è il risultato migliore, cioè più giusto per quanto è successo nella partita, perciò comunque vediamo il lato positivo che veniamo da 4 vittorie e 2 pareggi in 6 partite. Lanciano comunque avversario ostico, una squadra che come i bianconeri appunto arrivava da una serie positiva. Sì, veniva da 3 vittorie di fila. No? L'ultima 8 gare ha perso solo con il Sassuolo capolista. Stanno bene, sia fisicamente che anche mentalmente, secondo me c'è tanta euforia a Lanciano. Corrono tanto, cioè sono una squadra cattiva, perciò devo fare i miei complimenti. Erano seguiti da una discreta truppa di tifosi, c'è stato qualcosina con te, non si è capito, tu hai esultato, l'hanno presa male. Ma sicuramente sarà stato un equivoco da parte loro, io ho fatto esultato così sia a Modena sia a Terni, come ho detto prima è una mia esultanza che faccio con una piccola scommessa tra virgolette con Robert Vecesin, perciò io non ho problemi su queste cose. Benissimo. Ascoli che comunque guarda avanti, adesso c'è lo Spezia, una partita che all'andata l'Ascoli ha vinto molto bene giocando una grande partita, stavolta però è un po' diverso perché i bianconeri insomma vogliono, anzi i bianchi, i liguri vogliono un po' rilanciarsi. Sì, ma infatti è una partita sicuramente diversa perché è passato tanto tempo e comunque dipenderà tutto da noi, da come scenderemo in campo, perché abbiamo dato l'impressione che possiamo giocarcela con tutti. Ritroverai davanti il tuo ex portiere? Sì, Enrico, che comunque a prescindere da tutto siamo amici, ci sentiamo, perciò sarà sicuramente bello rincontrarlo da avversario. È un piacere fargli gol. Non lo so, speriamo. Ritorno in studio, non abbiamo ancora parlato della classifica dell'Ascoli che non è riuscita ad arrivare nella zona playoff come tutti si auspicavano, però intanto un punto in più in classifica c'è e adesso abbiamo Adriano Montalto che si è offerto volontario per leggerla la classifica. Prego, con la mano sinistra lo puoi tenere, vai. Sassuolo 52, Livorno 51, Verona 47, 39 Varese, Juestabia Empoli 34, Brescia 33, Modena, Padova e Ascoli 32, Cittadella 31, Spezia Ternana 29, Cesena 27, Crotone Virtus Lanciano 26, Bari Novara Regina 25, Vicenza 19, Provercelli 16 e Grosseto 15. Promosso o bocciato come speaker? Bocciatissimo. Cioè, un po' di verve. Quanto, senti, quanti punti ha l'Ascoli in classifica? Quanti punti ha l'Ascoli in classifica? 32. Porca miseria, hai visto che bravo? Si è preparato prima probabilmente per venire qua. Dai il microfono a Mauro Antonio, va. Bravo. Posizione soddisfacente a questo punto del campionato, tu che sei qui dall'inizio, sai come siamo partiti e tutto quanto? Ah sì, penso dai che alla fine la classifica rispecchia i nostri valori, siamo in una buona posizione, tutti guardano in alto, io per esperienza, visto gli ultimi 2 anni, baderei anche a quelle di sotto perché insomma sono tutte buone squadre che si sono rinforzate,
per cui noi cerchiamo chiaramente di fare più punti possibile, poi alla fine magari tiriamo le somme. Ma secondo me le rimonte che ha fatto l'Ascoli negli ultimi anni non li fa nessuno, non le fa nessuno. Quello che abbiamo visto fare dall'Ascoli negli ultimi due anni fra penalizzazioni e rimonte nel girone di ritorno, Roberto, sono state uniche, direi. Sì, sì, dai, siamo stati da quel punto di vista, penso, eccezionali. Però, ripeto, mai dire mai. Si sa che in Serie B è difficile stare tranquilli, per cui noi, per stare tranquilli, dobbiamo fare più punti possibile. Ecco. Abbiamo un altro servizio da vedere, perché... sempre Gigi Mancini ha intervistato anche il medico dell'Ascoli, Pasquale Allevi, per fare un po' il punto della situazione degli infortunati. Non è una situazione particolarmente preoccupante, però ogni tanto affacciamoci anche in infermeria. Vediamo. A fine partita, bollettino medico, problemi particolari ci sono stati, tranne il dito di Peccarisi che ha avuto una lussazione, che è stato steccato immediatamente. Abbiamo Di Donato che sta molto meglio per quanto riguarda la schiena, c'è poi il Morosini che ancora sta in fase di recupero, viene trattato fuori soprattutto per un problema alla pubalgia. Altre situazioni particolari mi pare che non ce ne siano. Avete sentito, tutto sommato non c'è più di tanto da preoccuparsi, anche se in effetti potrebbe anche andare meglio come al solito. Anna Rita Marini, torniamo un attimo a voi, ai colleghi della carta stampata in questo caso, avete a disposizione nuovi acquisti, domande? Guarda, io volevo, tra Mauro Antonio e Montalto, allora Mauro Antonio innanzitutto lo conosciamo come portiere, sappiamo che è una persona, che è un portiere, è una persona eccezionale, però ci sta sorprendendo anche a noi che lo conosciamo in maniera super positiva. Volevo chiedergli come ha vissuto tutta questa situazione del calciomercato, che anche noi, mi ci metto anche io, scrivevamo che serviva un portiere all'Ascoli, cioè se si sentiva un po' sottovalutato come numero uno, come portiere poteva difendere la porta dell'Ascoli. Ma guarda, queste cose fanno parte del calcio, un po' di esperienza ce l'ho, per cui ripeto, dopo la partenza di Guarna è normale magari... È normale cercare un altro portiere, giustamente, insomma, si è in due, in tre, per cui ripeto, la società ha fatto, penso, un ottimo acquisto. Io non lo conoscevo prima, però ripeto, l'ho visto in allenamento, sia lui che Marcello, sono due bravi portieri, poi ripeto, io ho sempre avuto una mia considerazione, per cui al di là di quello che poi chiaramente pensano i tifosi, pensa la gente, a non tutti posso piacere, a non tutti posso, però ripeto, io lavoro a testa l'importante bassa. È che piace a Silva, l'importante è che, insomma, ho la fiducia della società, del mister, per cui ripeto che si sta sicuramente incrementando, visto va bene così per il... Infatti stanno dando ragione alle scelte della società e alla scelta del mister, insomma, di dare fiducia a Mauro Antonio. Sicuramente sì, ma io credo che per la serietà che gli riconosciamo, sì, insomma, non si farà certo un problema. Ma oltre per la serietà la conosciamo fuori dal campo, il campo, quindi insomma ormai è una cosa risaputa, ma si sta dimostrando anche, lo ripeto, l'aveva già dimostrato in precedenza nelle occasioni che ha avuto di giocare, però adesso si sta quasi superando, insomma, quindi... Montalto invece vi chiedevi qualcosa? Ma, perché non vede l'ora di parlare. Sì, Montalto lo vedo che scalpita per parlare, cioè lui è venuto all'Ascoli, cioè è tornato all'Ascoli volentieri, no? Gli volevo chiedere, insomma, ti aspetti di fare qualche apparizione in più rispetto all'anno scorso, perché... di te si parla un gran bene a livello tecnico, cioè tutti dicono che hai delle grosse qualità che però non riesci ancora ad esprimere. Ci avremo la possibilità di vederti, insomma, con qualche giocata in campo durante la partita? Io spero di sì, cioè mi alleno per questo, mi alleno tutti i giorni per fare bene, perché così il mister mi faccia giocare. Poi se i miei compagni fanno meglio di me è giusto che vadano loro in campo. Io però tutti i giorni vado a fare allenamento e dare meglio di me stesso per farmi vedere. Quanto tempo ti ci vuole ancora per trovare la condizione fisica, visto che nel Latina non avevi grosse possibilità di allenarti con loro? Questo non lo so, io... Due o tre mesi. Sei da 3-4 anni? Ho anche 2-3 mesi. Ah, io ho capito, 3-4 anni. Deve crescere. Un diesel. Verso, non so, per i playoff. Speriamo poco.
sarai pronto per la rush finale dei playoff? Sì, già. Lo spero, andiamo nei playoff. Va bene. Marco Vannozzi. Sì, no, invece volevo chiedere a Gomis, sappiamo, no, che c'è stato il rapporto fra il mister Ventura e Silva che ha fatto sì un po' che tu arrivassi qui ad Ascoli, non so se lo sapevi, cioè, però lo sai anche tu, insomma, perché ci ha raccontato che col mister a Torino avevi avuto un buon rapporto, soprattutto l'ultimo periodo ti aveva fatto un po' ragionare, no? Sì, il mister con me mi è sempre stato vicino, come ripeto, gli devo molto per la mia carriera da giocatore e come uomo. Quando ci sono state le offerte dell'Ascoli mi ha preso in una stanzina, abbiamo parlato di determinate cose e siamo arrivati a questa decisione di andare ad Ascoli a crescere ulteriormente. A Torino ok, crescevo, però Gillet aveva una costanza troppo superiore alle mie possibilità, quindi avrei giocato veramente poco. Non che qua nulla da togliere a Mauro Antonio, io vengo qua per lavorare e imparare anche da lui perché ha più anni di esperienza in me, però lontano da molte cose posso crescere ancora di più. E poi anche la prima volta che ti allontani da casa, hai detto, no? Sì, è la prima volta che mi allontano da casa, allontano da Torino, dai miei veri, dai miei affetti. E questo da un lato mi stimola di più perché mi responsabilizza, molte cose devo farle io e mi aiuterà come uomo prima di tutto e poi come calciatore. Gigi Mancini, l'ultima domanda. Lui un po' come portiere cittadino del mondo, visto che ha lasciato il Senegal, tu sei nato in Senegal, no? Sì. Poi sei cresciuto però a Cuneo. Io sinceramente, cioè, il Senegal non è che l'ho vissuto perché essendo nato, cioè, sono piccolo, nato, poi sono cresciuto a Cuneo. Mi sento più cunese che senegalese, nulla da togliere i senegalesi, però cioè, sono cresciuto a Cuneo. Non conosci Papagaio, siamo tranquilli. Non conosci Papagaio, no. Soprattutto non deve prendere esempio da Papagaio, almeno alla fine. Potrebbe dirci qualcosa in dialetto cunese, sarebbe facile. Ma mi sono di Cuneo, mi lo parlo piemontese. Visto? Io perché avevo sentito qualcosa all'allenamento. No, c'è un aneddoto simpatico dell'allenamento, il primo allenamento di chi? Suo, sì. Che quando avete fatto la partita 8 contro 8, la prima, lì chiaramente in quelle partite si prendono tanti gol perché no, si tira, insomma, i giocatori tirano da breve distanza e tu ogni volta che prendevi gol ti rammaricavi, diciamo così. Diciamo che c'era un portiere che io voglio molto da me stesso, anche prendendo un gol, anche un gol impossibile, io me lo reputo un gol mio. Perché voglio superare tutti i limiti che ho. Diciamo che si autoinsultava un po', diciamo, sì. No? E quindi Silva a un certo punto ha interrotto l'allenamento e ha detto vabbè dai, non la prendere così, ti ha un attimo caricato. Va bene. Visto questo proprio parlato, per dire con l'impegno qui si allena. Perfetto, diciamo. Noi abbiamo parlato di Papagaio, abbiamo fatto un passo indietro, facciamo qualche altro passo indietro. Andiamo alla rubrica della Marcord, il passato del calcio bianconero. Lo vediamo in questo servizio e c'è di mezzo anche una delle rivali storiche dell'Ascoli come la Samb. Vediamo. Roberto Benigni ha raccolto un'eredità pesantissima. Innanzitutto perché ha raccolto un'eredità in tempi difficili. Quindi tornare in Serie A è stata veramente una impresa titanica e l'Ascoli Calcio gli ascolani debbono veramente essere riconoscenti a questo presidente, perché c'è una verità, è sempre più difficile tenere le squadre di provincia ai massimi livelli, ormai è diventato addirittura proibitivo. Oggi vedo che la tifoseria ascolana è una tifoseria competente. C'ha delle capacità che forse altre tifoserie non c'ha, quindi quanto giudica il giocatore e la squadra no, lo fa con competenza e questo comporta chi fa il presidente, chi fa la squadra, cavoli amari, cioè se non si allinea a quello che sono le aspettative della tifoseria diventa un problema molto delicato. La tifoseria è molto importante, una città come la nostra, avere una presenza così numerosa allo stadio, crea sicuramente il 12° uomo in campo, ma vero. Pestarelli ha raddoppiato
doppiato per l'Ascoli, 2-0. Questa l'aria ha ripreso il tiro di Gola al 41esimo della ripresa e ha raddoppiato per l'Ascoli. Ascoli 2, San Benedettese 0. Sentite le ovazioni e gli applausi del pubblico che applaude i bianconeri meritatamente vincitori di questo confronto. Mancano oramai 4 minuti al termine e il risultato è praticamente deciso a favore dell'Ascoli. E dopo i bei ricordi dobbiamo tornare immediatamente al passato prossimo, alla partita con il Lanciano. Non abbiamo parlato, come facciamo invece di solito, delle pagelle dei giornali ai giocatori. Questa volta c'è stata qualche discordanza, vediamo quindi le contropagelle. Allora, nelle pagelle tra i bianconeri non poteva che brillare il solito Zaza, e non solo per il gol che ha fatto, in evidenza in attacco anche il Cobra Soncin, che ha preso una bella raffica di 6,5 e quindi si è confermato validissima spalla dell'insostituibile Zaza di adesso, mentre invece i problemi maggiori sono stati a centrocampo. Volevo chiedere a Mauro Antonio, che ha visto la partita da protagonista, come mai secondo te il centrocampo bianconero ha sofferto così tanto con Lanciano? Perché io vado a vedere anche le pagelle, quindi è un giudizio piuttosto unanime. Abbiamo Capece che a malapena ha strappato un 6, così come Russo, tutti sul Corriere Adriatico, così come Loviso. Per il resto sono stati giudicati tutti assolutamente insufficienti, in particolar modo, dicevo, proprio Capece con un 5 della Gazzetta. A prescindere dai voti, penso. Sì, vabbè, a prescindere dai voti, comunque, però, ripeto, qualcosa dicono i voti. Sì, abbiamo fatto fatica più che altro in fase di non possesso, perché in fase di possesso chiaramente eravamo belli larghi, quindi potevamo giocare la palla. Magari poi quando la perdevamo continuavamo a rimanere larghi e facevamo fatica poi magari a recuperare. Ripeto, capita perché comunque avevamo di fronte una squadra organizzata che anche in fase di palleggio ha giocato molto bene. Forse, come ho detto prima, anche un po' di stanchezza alla fine ha influito, qualche errore, però io penso che alla fine tutti quanti abbiano fatto il loro dovere. Gomis, che voto avresti dato a Mauro Antonio per la partita che ha fatto? Tanto tu sai, sei italianissimo, hai detto, lo sai, la sai quali sono i parametri dei giornali, no? Però non, quindi, sono giornalista, io provo ancora a fare calciatore. Sì, però provo, hai detto provo. Quindi prova anche a fare il giornalista. Dai 6,5 a 7 tutti meritati. O 6,5 o 7. 7 tutti meritati. Montalto, cosa avresti dato a Mauro Antonio? 4. Complimenti. E invece l'altro portiere, vediamo un po', De Bellis, quanto avresti dato tu a Mauro Antonio per la partita che ha disputato? Per me 7. 7 pieno, guarda che sei andato veramente bene, infatti i giornali ho visto... 100 euro però, ma che sta scherzando? Gazzetta 7, Messaggero 6, Carlino 6,5, Corriere Adriatico 7, la media è sul 6,5 e ti confermi quindi a un livello più che buono per un portiere, no? Quindi ma tu li leggi i giornali? Io lo chiedo a tutti voi titolari o presunti tali che venite in trasmissione. Vedi le pagelle, ci fai caso, oppure anche tu sei di quelli che dicono che non lo fa? Tante volte li leggo, tante volte no, dipende. Quando vado al bar di sicuro non li compro, ma non per nulla. Quando eri... Però quando mi capita di stare al bar... No, perché... Sono pigrizia. Però quando... Sennò i colleghi ti portavano ognuno una copia del quotidiano, no, quando capita che vado... Però allora quando eri a Bari un po' ti sarà dispiaciuto, visto che non sei tornato subito ad Ascoli, non poter leggere i Peana e i grandissimi complimenti per una prestazione come quella che hai fornito a San Nicola. Ero a Bari, per cui ripeto, non te li sei fatti mettere da parte. Quando sono ritornato era mercoledì e i bar avevano i giornali del giorno. Dico, sì. Anche i giornali pugliesi, magari un bar a Bari, se no, no? Sì, ma non c'è il Corriere Adriatico, no. Non c'è il Messaggero Marche, capito? Quindi manca il Carlino. Gigi Mancini, parliamo di Pasqualini, perché ho visto che tu l'hai messo fra dietro la lavagna, diciamo così, giusto? No, non era un... Non solo lui, però no, è lui... uno di quelli che ti è piaciuto di meno. Sì, è quello forse magari che è andato un po' più in difficoltà, nonostante sia forse, anzi, sicuramente quello che forse... Sicuramente, macina più chilometri, come tanti quanti Scalise, o forse anche qualcosina in più. Scalise ha preso 7. Esatto, però... Come mai? Cosa è successo?
a dispetto di, cioè, nonostante il suo impegno, voglio dire, ecco, è un giocatore che è risultato poco lucido e forse, infatti a questo proposito volevo chiedere a Matteo Legittimo, forse ha più bisogno anche per il suo bene che giochi magari, che si alterni con qualcun altro come l'anno scorso con Tomi. Lui è arrivato a un punto Pasqualini e da quando è arrivato Silva ha giocato sempre, poi si era in una fase un attimo di calo a gennaio, poi quando è arrivato Tomi si sono alternati e entrambi sono tornati a diciamo, giocavano esatto a buoni livelli, tant'è che poi Pasqualini tra l'altro nell'ultima giornata non realizzò il bellissimo gol di Padova, sintomo anche di una condizione di forma molto buona, quindi secondo me il fatto che sia arrivato uno che possa farlo rifiatare è buono sia per lui che è arrivato e ha opportunità di giocare. Tu hai visto qualche difficoltà sulla fascia sinistra per il picchio? Ma non credo, credo che Pasqualini abbia disputato una buona partita come anche gli altri compagni. È chiaro che il campionato di B è lunghissimo, è interminabile. Lui mi sa che ha fatto quasi tutte le partite, praticamente tutte, quindi è chiaro che in un certo periodo della stagione è normale che uno abbia un calo, non può rendere sempre al 100%. Per questo credo che qualche passaggio sbagliato è dovuto anche a questo, alla stanchezza del momento. Sì, infatti per questo appunto è necessario proprio che ci sia qualcuno magari che... Tu come fisicamente saresti... No, io sto bene, mi sono allenato con il Lecce, poi mi sono allenato qui da una settimana, ho giocato tutte le partite di gennaio con il Lecce, quindi sto bene. Silva è pronto, ha detto, è un messaggio subliminale all'allenatore, tu hai detto no, sono pronto, sono qui. No, ma il mister ci ha parlato, lo sa... Lo sai che sono pronto. Marco Vannozzi, volevo chiederti qualcosa invece di Capece, perché vedendo le pagelle è stato probabilmente il centrocampista più in difficoltà. Sì, a Bari aveva giocato discretamente bene, invece ieri, lunedì, ha fatto sì una partita effettivamente sotto le attese. E come dicevo prima, infatti Colomba, quando l'ha sostituito, poi in realtà ha fatto più lui in quei 20 minuti che lui che Capece in tutta la partita, secondo me. Si continua a dire spesso che lui troverebbe più agio a giocare in una situazione tattica davanti alla difesa. Io credo che comunque a 20 anni uno possa giocare, poi a distanza di, come lo pensi anche tu, sì, no? Diciamo, a distanza di poca... Non è che lo faccia giocare attaccante, cioè, o portiere, insomma, cioè, spostato il ruolo è leggermente diverso, però insomma... Però è così, in effetti sono d'accordo, è vero, anche io ho visto Capece un po' in difficoltà, ma forse è stata una cosa più di reparto generale, perché anche Russo e Loviso non hanno brillato. Sì, c'è da dire che poi l'assenza di Fossati ha fatto tanto. Alla fine Di Biagio ha, si può dire, quasi falsato la partita, perché ha fatto in modo che ha levato le ali, ha fatto giocare Casadei e ci ha levato Fossati a noi, quindi... Sì, poi tra l'altro aveva preconvocato il centrocampista del Lanciano, di cui adesso mi sfugge il nome, che tra l'altro è squalificato. E poi invece ha cambiato idea e ha convocato Fossati. Forse sarebbe stato il caso che convocava il centrocampista di Lanciano, che era squalificato, e ci avrebbe lasciato Fossati troppo ai tecnici. Che poi io ancora non capisco il senso di queste nazionali, Under 19, Under 21 e Under 20, a differenza di tre anni. Insomma, per farli giocare tutti. Sì, ma i posticipi tra l'altro escono quasi un mese prima, quindi anche i tecnici delle nazionali dovrebbero sapere che ci sono dei posticipi e non si può togliere all'Ascoli un giocatore come Fossati. Poteva dire lo stesso il Lanciano. Sì, poteva dire lo stesso. Insomma, sì, ma esatto. Poi, forse era meglio anche per l'Ascoli. Sapere. Sì. Ma meno male che l'hanno convocato Zazza. Sai cosa Zazza, avrebbe poi potuto fare Fossati in questa partita? Magari l'avremmo persa per colpa sua, non lo puoi dire. Vabbè, però insomma, resta il fatto che è uno dei giocatori che fanno parte della rosa, e l'Ascoli in questo momento ha bisogno di tutti, di Montalto, da Montalto fino a Fossati, insomma, quindi non è giusto. Possiamo chiudere il discorso delle pagelle, signor Mauro Antonio? Sì, non ci sono altre cose. Tu al bar ci sei andato a vederle ieri? Le pagelle in generale, sì, le hai viste, quindi sì. C'è qualcosa che gli hai detto, ma guarda questo che ha messo 5 al mio amico? No, non è che poi le abbia lette così attentamente, per cui... Roberto, qual è stata la parata più difficile che hai fatto tra Bari e lunedì? E ne ha fatte tante. Forse quella su il primo tempo di Bari, su Capua, Defendi. Il tiro al volo di cui parlavamo anche la scorsa puntata, sì. Forse quello. L'abbiamo detto. E secondo te ha giocato meglio Casadei lunedì o te a Bari? Due partite, due partite diverse. Due partite però diverse. Dico il portiere, Casadei ha giocato molto bene, cioè ha salvato la partita, per cui ripeto,
fatto. Ma perché alla fine della partita a Casadei è andato sotto la curva sud a salutare? Cioè, cosa ti è venuto in mente secondo te? Non l'hai notato? Non l'ho notato. Gigi Mancini l'abbiamo notato noi invece. Che esatto. È andato sotto la curva sud a salutare i tifosi dell'Ascoli. No, ma lui l'ha spiegato poi in sala stampa. Sì, gliel'ho chiesto, poi lui ha spiegato che... Ha spiegato che? È stato difficile dirlo senza parolacce. Poi pensava che gli applausi fossero per lui, invece per la buona prestazione. Erano diciamo applausi ironici, quindi poi lui si è girato ad applaudire la curva quando si è accorto che lo stavano prendendo in giro. Poi lui è stata un'altra espressione, è andato verso il settore ospite, giustamente, che è dove gli compete. Va bene. Proseguiamo la trasmissione, un'altra rubrica che non manca mai, l'altra faccia dei bianconeri. Come al solito Gigi Mancini va nelle case dei giocatori dell'Ascoli a vedere un po' cosa fanno. Gomis si è già offerto per essere il prossimo ospite. No, ma non ci devi invitare. Il microfono. Comunque diceva Gigi, non c'è bisogno di invito, noi bussiamo e tu apri, non c'è problema. Ma io non apro. Come no? C'è il campanello, chi è? Ascoltiamo, grande. Ciao, arrivederci. Va bene, questa volta siamo stati, anzi è stato, a casa di Faisca, vediamo il servizio. Eccoci arrivati a casa Faisca. Buonasera. Ciao, ciao, benvenuti. Grazie. A casa nostra, prego, entrate, entrate, ciao. Queste sale, questi piani, mia moglie e Sara, mia figlia. Ciao, ti faccio vedere la casa. Questo è il salone. Questo è il nostro animaletto. Sara, fa vedere il violino. Vieni qua a far vedere il violino. Dai. Dov'è il violino? Si è nascosto. Sta là dentro. Sta là dentro, ecco, brava. Non si fa vedere. E durante la notte invece gira, 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 gira. Per il giorno dorme. Dai, andiamo a far vedere la tua camera, Sara? Sì? Dai. Qua è la nostra camera. Niente di che. Qua è il nostro bagno. Niente di che, piccolino, non esisteva, dunque hanno messo questa parte qua. E c'è la camera di Sara, che è solo per giocare, perché Sara non dorme qua. Non mi piace dormire. Anche con tutti gli sforzi, vero Sara? Sì. Non vuoi venire qua? I suoi giochetti, le sue cose, qua mettiamo anche i vestiti per si asciugare, adesso è inverno, vero? Cosa vuoi far rivedere, Sara, delle tue giocattoli? Cosa ti piace? No. Ma vedere il tuo coniglio. Si è massacrata per quello coniglio. Milky! Allora, ho appena usurpato la poltrona del padrone di casa. Da cui di solito seguo le partite, immagino, del calcio di mondiale. L'hai letta bene. Purtroppo quest'anno manca solo il calcio spagnolo, che mi piace tanto, però purtroppo la concorrenza non la fa più vedere. Però sì, lì è, diciamo, la mia poltrona per riposare anche dopo le partite, mi piace sedermi lì, e qui di solito è più il posto di Diana e di Sara per guardare anche un po' di televisione. Allora, dopo il giro in casa siamo qui in salotto, come vedete, e facciamo una chiacchierata generale. Ecco, partiamo, diamo un attimo un ordine cronologico alle cose, che diciamo alla vostra storia. Partendo, ecco, da te, che sei un giovane calciatore portoghese, cominci con... Io comincio nella squadra della mia città, che io non sono nato in quella città, però per caso, scusa, Sara stai qua, sono un pochino con mamma, sono nato a Lisbona perché il medico che seguiva mia mamma in quel periodo si era spostata a Lisbona, e mia mamma voleva comunque essere seguita da questo medico, e sono andata a nascere a Lisbona. Però sei di Fare? Sono di Fare, la mia città, che ha una squadra che si chiama Farense, e che, come ho già detto qualche volta ai colleghi, è una squadra che un po' si assomiglia all'Ascoli, è anche bianconera come l'Ascoli.
c'ha una storia anche a livello di categorie molto simile, ha sempre giocato Serie A, Serie B, qualche volta in Serie C, adesso purtroppo in Serie C perché poi la società è fallita, però si sta un po' riprendendo. E niente, ho fatto lì da 11 anni fino ai 16 e poi dai 16 mi sono spostato a Lisbona per provare un po' la fortuna allo Sporting Lisbona. Brevissimamente, perché poi parliamo più diciamo della vostra vita fuori dal campo, però brevissimamente, Lisbona hai giocato un anno 98-99, no? Io ho fatto sì quei 2-3 anni di settore giovanile, poi sono stato accostato alla prima squadra, sì, dove ho fatto qualche presenza, anche qualche panchina con la prima squadra e poi niente, avevo già un accordo con l'Inter all'epoca perché avevo fatto molto bene nel giro delle nazionali, mi avevano visto e niente, avevo già una cosa firmata, sono venuto in Italia. Molto brevemente, quell'anno a Lisbona c'è un aneddoto simpatico, che il tuo vicino di posto nello spogliatoio era un certo Schmeichel, portiere... un certo Peter Schmeichel, sì, il campione d'Europa del Manchester. È stato un onore per me perché io ero un ragazzino, però poi in spogliatoio era uno dei pochi che qualcosina di inglese riuscivo a parlare, quindi mi avevano messo anche vicino a lui anche per questo motivo. Poi andiamo avanti, quindi ti prende l'Inter con proprietà, poi Vicenza. Poi ho fatto questi 4 anni a Vicenza dove sono stato molto bene, sono ritornato in Portogallo un po' per la famosa saudade che parlate sempre voi, che avevo, che insomma è la nostalgia di casa, di stare un po' a casa. Sono tornato, ho fatto un anno all'Accademica de Coimbra, che è una squadra di Serie A, poi un anno e mezzo in una squadra che è la terza squadra di Lisbona, che è il Belenenses. E Diana quando arriva? Diana arriva l'anno che sono tornato in Portogallo. Allora, i primi 4 anni d'Italia non ci conoscevamo ancora. Sono ritornato in Portogallo e tramite un grande amico mio di Faro che stava a Lisbona, che era suo vicino di casa, siamo conosciuti e poi siamo andati prima insieme tutti a cena e poi più avanti abbiamo avuto il modo di modo di invitarla a uscire solo noi due. Esatto. E niente, però poi per un po' non ci siamo visti perché io Coimbra è una città che rimane sta a 200 km da Lisbona, quindi io non stavo spesso a Lisbona, però dopo sono andato a giocare a Lisbona e lì abbiamo avuto modo di frequentarci più spesso e poi col tempo l'ho conquistata. Questa è la versione dei fatti di Vasco, se sentiamo l'altra versione sicuramente sarà completamente diversa. Speriamo. Prima di no. No, è la verità, io stavo a Lisbona, avevo là una casa con il suo migliore amico che dopo è stato il nostro padrino di matrimonio, se così si dice, vero? Testimone, ecco. Ci ha fatto conoscere e dopo un po' ci abbiamo... Dopo un po' che ho battagliato diciamo così, dopo un po' mi ha fatto sudare un po'. Immagino fatto fare i chilometri. Avessi una guerrita concorrenza, immagino. Sì. Perché poi magari le persone non lo sanno, poi Diana è stata modella per tanti anni e quindi è una bella ragazza e quindi sempre anche con tanti bei ragazzi attorno, un po' lo soffrivo sta cosa all'inizio, però poi mi sono abituato. Anche poi mi sono abituato. Là non si vive così il calcio, okay. Cioè là i calciatori sono quelli, cioè conosciuti, sono quelli seri che giocano al Porto, a Benfica, al Sporting. Sì, ci sono 3 squadre là, ecco. Le altre... In altre parole, di più famosa tu che lui. Ecco, bravo, capito, era diverso, cioè invece qua danno tanto, certo, i giocatori, anche se Serie B, Serie C, giocato di calcio, invece noi abbiamo là... più visibilità, okay. È vero. Qua sì, invece là non quindi, è così. Quando stavate in Portogallo chiedevano magari gli autografi a te, invece quando venivi in Italia era il contrario, no? Sì, no, ma ci sta, non è un problema, per carità. E tecnicamente, diciamo, ecco, questo per il pubblico femminile soprattutto, così magari qualche ragazzo prende appunti, Cobasco come ti ha conquistato? Non so, con un milione di rose rosse, sai, queste cose da calciatore, oppure... No. Vediamo, speriamo. C'è stato un episodio particolare? Penso che è stato il tempo che ha perso più che altro e la pazienza che ha avuto. No, racconto io allora l'episodio che magari... No, non so se lei si ricorda sicuramente, però che è stato veramente carino, come magari sembra anche un po' il destino, perché noi ci siamo conosciuti e poi ci siamo frequentati un po', però non ci siamo fidanzati, anzi ci siamo anche allontanati un po'.
Però poi io sono tornato a Lisbona e anche essendo tornato non l'ho cercata. Sono passati dei mesi, poi un giorno, per caso, non ci vedevamo da un bel po' di mesi, così. Io ero una giornata, poi gli ho raccontato a lei che era una giornata che la pensavo un po', no? Ed ero con un mio amico ed ero un po' giù di morale, un po' così, andiamo a questo posto qua dove andavo spesso con Diana una volta, così. E vado lì a questo posto e chi becco? Diana, che era appena tornata da Parigi, quindi è stata una cosa carina e poi da lì ci siamo tornati a frequentare ed è nato veramente l'amore, è nato lì, non prima. Sì. Prima sì, ci piaceva a vicenda così, però non era scattata la scintilla. Lui piaceva a me, io così, diciamo, e non era ancora su... Okay. Quindi diciamo che poi lui ha avuto, quando è tornato in Portogallo, ha avuto la saudage, oltre che del Portogallo anche un pochettino... No, ma sua no, perché io non la conoscevo quando sono tornato in Portogallo. Sì, dopo ha scelto quando sono andato a Lisbona. Dopo è rimasta a Lisbona un po' anche per quello, prima aver riconosciuto. Oh, ultimamente vanno di moda parecchio le canzoni in portoghese e brasiliano. Esatto. Oppure in brasiliano e in portoghese. Sì. Punti di vista. La lingua è portoghese, poi è il portoghese, poi il loro portoghese è leggermente diverso, però noi lo... Ecco, c'è stata una canzone, avete una canzone della vostra storia, no, credo che non sia Nossa Nossa perché è arrivata da poco. Quindi. Ma no, della nostra storia, musica brasiliana no, però della nostra storia come famiglie magari più... Per la bambina anche questa canzone che hai riferito tu, a lei gli piace molto, anche la mamma in macchina si cantano insieme, a lei... Vero? Ti piace quella canzone? Che poi sa, non ho visto il microfono, quindi non se la... sa. Ah sì, você mi mata, ai se ci pego, ai se ci pego. A lei piace. Sì, ma magari la nostra è più che altro stata quella di Maroon 5 quando l'avevamo conosciuta. Sì, ma non è brasiliana, non è una di queste canzoni più che vanno adesso un po' di moda in Italia. No. Così no. Quindi, questa anche è la storia. Perché gli anni passano, le mode cambiano. La prima città italiana dove hai vissuto? Io, a Milano. Sì, a Milano, ok. Però e poi invece, ma ancora prima di conoscermi, cioè ancora quando io parlavo da, diciamo, insieme a Vasco. Insieme a Vasco a Abano. Sì, Abano Terme, che era Padova. Padova, ok. Sara, è stato Padova. Un pochino sì. Più bella. Incinta. Un pochino. Ah, ok. Di Sara. Incinta di Sara, sì. Più bella Padova o Ascoli? No, guarda, a me piace più Ascoli, per dire la verità. Cioè, come città, per Cameron era troppo piccola e Padova è troppo grande, ma comunque devi spostare e non c'era la sicurezza, neanche la tranquillità per andare in giro con lei, farla giocare, farla crescere, diciamo, parchi, invece Abano c'era un sacco di parchi, tutto questo. Però in questo punto di vista sì, dell'altro mi manca un po' più di agitazione, diciamo, un po' più di cose. Un po' più tranquilla qui, Asco. Sì. Quindi a Vasco si è sempre detto... Diciamo... Anche a livello di lavoro, tutto questo qua è molto più... c'è meno opportunità. Là al nord invece, ecco, sì, sono tutte le grandi aziende, è più... in quello senso sì, invece come città mi piace più qua. In definitiva, quindi, ecco, così come lui dice, insomma, di essere contento della scelta che ha fatto dal punto di vista calcistico di Ascoli, anche tu sei contenta? Sì, no, senza dubbio, quello sì, mi piace tantissimo. E poi adesso io mi trovo in una situazione un po' imbarazzante, non posso non fare questa domanda, quindi se puoi riprendere Vasco, perché lui la metto così, diciamo, su questo piano, che Vasco è membro su Facebook di un gruppo. Di tanti gruppi, poi ce n'è uno in particolare che tanti tifosi hanno capito. Sì. Che è fan. La moglie di Faisca. Esatto. Quello l'hanno fatto l'anno dopo di Castori, dopo quella partita lì, l'ultima partita, e mi hanno inviato la richiesta. Esatto. Io non potevi, ho visto che era una cosa simpatica e non era una cosa. Sì, non era. Così da era una cosa carina, dai. Sì, ho subito detto di sì, e poi ancora oggi rimane, però credo che sia completamente fermo come gruppo, perché qualche volta va. Questa cosa che è nata. Sì, certo. Sì, è nata lì, è durata, che ne so, un paio di settimane e poi basta. Sì. Vabbè, una battuta che dovevo fare, perché poi quanta gente a casa l'aveva detto, ma lui è fan della. Adesso abbiamo svelato. Saretta, che fai? Saretta, di un po' come si chiama la tua bambolina. Chanel. Sara, tu le vedi le partite di papà? No. Zero. Mai.
Però l'ultima, questa settimana mi ha chiesto una maglietta dell'Ascoli, vero? Però taglia piccola, e anche i calzettoni, giusto? Per poi andare a vedere una partita di papà allo stadio. Però quando sarà un pochino più caldo, che adesso fa freddo, giusto? Per davvero, Sara? Sì. E chi ti porta? Nanna, perché tu sei un incubo. Dopo 15 minuti di cominciare la partita. E voleva anche la bandiera, giusto? Andiamo via. Anche la bandiera. Anche la bandiera dell'Ascoli. L'ho pensa, ma avevo una bandiera di carta. Ah, la prossima volta la facciamo di stoffa, allora. Un po' più bella. Ragazzi, da Casa Faisca è tutto, ci vediamo per la puntata speciale di Carnevale su ETV. Andiamo. Ciao a tutti! Grazie. Grazie a voi, ci vediamo alla prossima. Rush finale, rientriamo per il finale della trasmissione dopo essere stati a casa di Faisca, che ringraziamo per l'ospitalità. Abbiamo da parlare del prossimo turno, l'Ascoli fa visita allo Spezia, Gigi Mancini ci dà come al solito i pochi precedenti e soprattutto lontani precedenti giocati nella città Ligure. Sì, sono soprattutto relativi agli anni 60 e 70, sono in totale 7, 2 vittorie dello Spezia, 4 pareggi e una vittoria dell'Ascoli. Sempre pochi gol segnati. Sempre pochi gol, sì. Quasi tutti, 1-0. L'unica vittoria è di misura, in effetti, quella dell'Ascoli. Si è cominciato nel 61, Spezia-Ascoli 1-1. No, poi dici l'ultima è giusto. L'ultimissimo è il 2007-2008, che è un po' staccato dagli altri, Spezia-Ascoli 0-0. Campionato di? Di Serie B. Serie B, 2007-2008. Sì, assolutamente sì. Ringraziamo Emiro Bondi per i precedenti che ci fornisce sempre puntualmente. E il prossimo turno al completo non può che leggerlo lo speaker ufficiale di questa sera. Prego. Contentissimo, guardate che espressione felice. Spezia Ascoli, Padova. Spezia, fermo. Chi? Si comincia qui. Allora, 25esima giornata, dai. 25esima giornata. Anticipo. È scritto. Okay, lo leggi io. Vabbè, leggi. Dove sta il anticipo? Eccolo, venerdì 8 febbraio, lo vedi? C'è? Anticipo no, però. Allora. C'è scritto venerdì, cos'è? Capisco la difficoltà, però. Andiamo, dai. Taglia la vecchia. Sì, sì, come. Dai. Dicevamo, Adriano Montalto legge il prossimo turno. Forse. Forse. Anticipo. No, rifallo. Dai, vai avanti. Allora devo dire anticipo. Ma di quello che vuoi, basta che lo leggi. Mancavano 2 minuti, mancavano. Venerdì 8 febbraio Cesena Ternana. Sabato 9 febbraio Spezia Ascoli, Padova Brescia, Lanciano Cittadella, Crotone Grosseto, Verona Vicenza, Juve Stabia Novara, Modena Regina, Provercelli Sassuolo, Bari Varese. Lunedì 11 febbraio, Empoli-Livorno. Il posticipo. Bravo, perfetto. Ce l'abbiamo fatta anche oggi a leggere. Adesso dobbiamo... No, tienlo, va. Visto che siamo arrivati alle battute finali, è d'obbligo dare un pronostico secco sul risultato della prossima partita. Cominciamo da qua. Tutti date un bel risultato finale, che poi dopo ce lo giochiamo tutti. Sì, Spezia-Ascoli, come finisce? 1-0 per noi, quindi 0-1. Spezia Ascoli. Non lo so. Dai, lo so, neanche io lo so, però devi provare. Non si dice. Non si dice. Lo tengo per me. Te lo tieni per te, non è un buon segno. Andiamo avanti. Montalto, Spezia Ascoli. Anch'io lo tengo per me. Dai. Vabbè, porta male, scusa un attimo. Ma finora non mi sembra. Siamo in serie positiva da quando abbiamo cominciato a fare questo giochino. Voi non lo potete sapere. Niente, allora, non ce lo dici tu? Allora, Roberto, dai. Lo devo dire io. Certo. Speriamo di fare una buona partita. Aia. Risultato. Portando a casa punti. Quanti non ne so, però porteremo a casa punti. Ho capito. 0-2. Bravissimo. Così si fa. Legittimo? 0-1.
Guardate il coraggio che hanno invece i colleghi giornalisti nell'esprimere, dicendo anche il nome del marcatore, come fa Anna Rita Marini. Ma facile dire il nome del marcatore, Simone Zaza. Ah, io pensavo autogol di guardia invece. Io penso che Zaza il golletto lo fa sicuro, poi insomma se ci scappa la vittoria però potrebbe anche starci un pareggio. 1-1. 1-1. Gigi Mancini. 0-0. 0-0. Per non dire il nome del marcatore ti sei inventato lo 0-0, benissimo. Marco Mannozzi. Ma allora dico 0-1 Fex, sì. Bene. Ringraziamo tutti per aver partecipato, inutile che rifaccia l'appello, abbiamo qui tutti i nostri nuovi calciatori. Vi ricordo solamente gli indirizzi ai quali potete scrivere: info@etvascoli.it. Il saluto finale vi giunge da Alberto Crementi, dai colleghi giornalisti, da tutto l'Ascoli Calcio. Forza Ascoli e in bocca al lupo per la partita con lo Spezia. Grazie a tutti per aver partecipato. Arrivederci. Se pozza sderrena. Due bustolini, una birra, un panino. Che me lo poste se non stenga in pie. Roma di tempo del Sor Costantino. Tutti a saltare, a cantare con l'inno dell'Ascoli. Perché siamo l'Ascoli e portiamo l'Ascoli. Ci vediamo in Ascoli. Parcheggiamo in Ascoli, passeggiamo in Ascoli, la fidanzata in Ascoli, perché amiamo.